piccolo problema familiare questa mattina. Ho fatto tutto di corsa. Niente, vi ringrazio dell'invito. Vi ringrazio anche di un luogo dove si può parlare, perché la partecipazione ai luoghi in cui si può parlare di politica, si può parlare di temi civili, di ambientalismo, lavoro, dopo dirò qualcosa, sono sempre meno, e da ragione Antonio, sono sempre meno le persone che partecipano a tale discussione. Questo è un problema che si deve interrogare tutti, e i luoghi di discussione sono sempre, secondo me, secondo parere della CGIL, benvenuti. Ed è per questo che lo chiamava qualcuno prima, durante l'intervento, noi saremo impegnati il 7 di ottobre con i partiti che parteciperanno alla manifestazione, che abbiamo detto, con una serie di associazioni importanti della società civile, per mettere al centro alcuni temi che alcuni degli ospiti hanno già richiamato, a partire dalla salute. La salute che io ricordo, partito di sfacimento della sanità lombarda dalla metà degli anni 90, su un'onda della libertà di scelta tra pubblico e privato. Oggi non esiste più la libertà di scelta tra pubblico e privato. Oggi c'è l'indicazione chiara che se i soldi ti puoi curare, puoi andare nel privato, se non hai soldi, aspetti, pazientemente, con le liste di attesa, e molte volte non ti curi, rinunci, tant'è vero che i dati sono, molto indicativi su questo tema. D'altronde la regione Lombardia si fa vanto, questo lo chiama prima Angelo, di avere un sistema di servizio sanitario nazionale uno dei migliori, dopodiché se si va a vedere l'idea che sono i livelli di essenziali di servizio, la Lombardia è il quinto posto in Italia, non raggiunge neanche l'80% dei livelli di servizio sanitario. Questo deve interrogare tutti. Il problema è che le ultime elezioni lombarde hanno dato un'altra volta un segnale di continuità rispetto a questa gestione. Vendono appunto i luoghi di discussione in cui si possa manifestare un dissenso rispetto a quello che sta accadendo. E poi ci sono le passeggiate che si fanno a Cutro, quando arrivano i migranti, si fanno a Caivano quando vengono stuprate due ragazzine. Ci sono le passeggiate, si risolve tutto con il manganello, modificando qualche legge, essendo più punitivi, ma non andando a vedere davvero le radici di quel disagio. Caivano è stato abbandonato dallo Stato, non si può risolvere tutto facendo due raid della polizia. Bisogna intervenire con la scuola, bisogna intervenire con la società, bisogna intervenire avendo cura di quel territorio e riprendendolo, all'interno della società civile. Pensate che a livello di studio in Italia, tra un ragazzino del nord e un ragazzino del sud, ci sono, a livello di scuola primaria, per quelli delle vecchie elementari, per capirci, ci sono 200 ore di differenza di scuola, di orario scuola all'anno, tra un ragazzino del nord e una ragazzina del sud. Il 70% dei ragazzini delle scuole elementari del sud non ha la palestra. E noi vogliamo andare invece a un'autonomia differenziata ancora più spinta, dividendo ancora e dando ancora meno opportunità a dei territori che sono svantaggiati per propria natura, cioè anziché farli elevare a un grado di società civile, di possibilità anche per chi viene in quelle zone, noi invece andiamo continuamente a dire vecchio slogan della Lega: padroni a casa nostra, dateci soldi a noi che li gestiamo noi e faremo sicuramente meglio. La sanità in Lombardia, torno lì, è un modello che bisogna essere conseguenti. Quello non ha funzionato perché su alcuni temi, a proposito di teorie differenziate, ci vuole la regia dello Stato. E penso anche all'ecologia, penso alla transizione energetica, non si può pensare che ogni regione faccia per sé. Poi c'è il tema del lavoro, l'avete richiamato voi, qui invece penso che, chiudo, ci sia davvero un grande tema che deve vedere insieme le forze politiche e i sindacati, avendo però chiare alcune cose, cioè non andando in ordine sparso. Purtroppo noi viviamo un momento in cui i tre sindacati confederali sono obiettivamente divisi su moltissimi temi. C'è un problema di relazioni tra sindacati che è complesso e complicato. Sul salario minimo la CGIL ha una posizione, CISL soprattutto ne ha un'altra. Bisogna trovare una sintesi, sapendo che la storia sindacale in Italia è fatta però di accordi intersindacali, non soltanto di leggi che determinano la condizione di lavoro. Poi però
quando ci si trova che il 3 milioni e mezzo di lavoratori in Italia pur lavorando sono poveri, qualche soluzione bisogna trovarla, e forse partire da un salario minimo che garantisca livelli minimi è la soluzione che oggi in questo momento serve al mondo del lavoro, non per, come qualcuno timore, per diminuire il livello salariale di tutti gli altri che sono sopra di 9 euro, ma per aumentare anche quei livelli. Cioè per noi, ve la dico in termini, come dire, più brevi possibili, per noi quei 9 euro devono diventare, penso che tutti i 7 siamo stati lavoratori dipendenti, devono diventare la base dei contratti nazionali di lavoro. 9 euro primo livello del tessile, se qualcuno lavora per il tessile, o primo livello del metalmeccanico, perché da lì poi dopo possiamo aumentare i livelli successivi, possiamo far crescere il lavoratore e la lavoratrice. L'ultima cosa, però il lavoratore di qualità serve anche un'industria e un sistema produttivo di qualità. Se noi continuiamo a basare anche a Como tutta la crescita economica che anche a qualcuno all'interno del sistema produttivo comasco apparenta come futura sul turismo, guardate che stiamo facendo impoverire questo territorio. Non possiamo perdere l'industria, non possiamo neanche non agganciarci ai futuri modelli di transizione energetica, di modelli di industrializzazione nuova, perché se perdiamo quel treno lì rischiamo non soltanto di fare impoverire il territorio, ma di avere sempre più lavoratori poveri che andranno a lavorare nei servizi, andranno a lavorare laureati che mettono le scatolette nei supermercati di notte, altro che 9 euro all'ora, 4,50, 5 euro, 5,36, sapete, forse avete letto tutta la polemica sui giornali sul contratto della vigilanza privata, 5,36 euro all'ora. Lavoratori prendono, questo sicuramente non va bene. Bisogna partire da un'industria forte, da un'innovazione forte che produca lavoro di qualità e di conseguenza stipendi di qualità. Vi ringrazio, buon lavoro, buon congresso. Grazie.